Nel considerare le personalità che partecipano alle cerimonie di iniziazione, le prime di cui dobbiamo trattare sono quelle denominate esistenze planetarie. Sono i grandi esseri che adombrano la nostra umanità o stanno con essa per un certo periodo di manifestazione planetaria. Non sono molti, perché la maggioranza dei grandi esseri si trasferisce costantemente e sempre più numerosa ad altro lavoro superiore, a mano che le loro funzioni possono essere adempiute da membri dell'evoluzione terrestre, sia angelica che umana. Tra coloro che sono direttamente connessi con la loggia dei maestri nelle sue varie suddivisioni, possiamo enumerare l'osservatore silenzioso, la grande entità che informa la vita del pianeta e che ha, rispetto al Signore del mondo, Sanat Kumara, lo stesso rapporto dell'ego rispetto al sé inferiore dell'uomo. Possiamo farci un'idea dell'alto grado di evoluzione di questo essere, considerando l'analoga differenza evolutiva fra un essere umano e un adepto perfetto. Il nostro schema planetario non ne ha di maggiori e per quanto ci concerne, egli corrisponde al Dio personale dei cristiani. Opera attraverso il suo rappresentante fisico, Sanat Kumara, punto focale per la sua vita e per la sua energia. Egli tiene il mondo nella sua aura. Solo un adepto della quinta iniziazione, che stia procedendo verso la sesta e la settima, può entrare in contatto con questa grande esistenza. Una volta all'anno, alla festa del Wisak, il signore Buddha, con l'assenso del signore del mondo, reca all'umanità raccolta una doppia corrente di forza. Quella emanante dall'osservatore silenzioso, integrata dall'energia maggiormente focalizzata del Signore del mondo. Egli riversa quella duplice energia in forma di benedizione su coloro che assistono alla cerimonia nell'Himalaya. Questi, a loro volta, la diffondono a tutti i popoli, indistintamente. Forse non tutti sanno che in una certa crisi durante la Grande Guerra, la gerarchia spirituale del nostro pianeta, la Grande Guerra fu la Prima Guerra Mondiale, ritenne necessario invocare l'aiuto dell'osservatore silenzioso e, facendo uso del potente mantra con quale il Buddha può essere raggiunto, ne richiamò l'attenzione e chiese la sua meditazione presso il Logos planetario. Il Logos planetario, il Signore del mondo, uno dei Buddha di attività, il Buddha, il Mahachohan e il Manu, questi appellativi si succedono secondo il grado evolutivo, decisero di osservare ancora un poco gli avvenimenti prima di intervenire nel corso delle vicende umane, poiché il karma del pianeta sarebbe stato ritardato se il conflitto fosse terminato prima del tempo. La fiducia di quei grandi esseri nella capacità degli individui di risolvere debitamente la situazione fu giustificata e il loro intervento si dimostrò superfluo. Quel convegno ebbe luogo a Shamballa. Abbiamo riferito quanto sopra per mostrare come tutto ciò che riguarda le vicende umane venga attentamente esaminato dalle varie esistenze planetarie. È letteralmente vero, in senso occulto, che non cade un passero che la sua caduta venga notata. Si potrebbe chiedere perché il Bodhisattva non prese parte al convegno. Il motivo fu che la guerra interessava il dipartimento del Manu e i membri della gerarchia si occupano soltanto di ciò che rientra strettamente nel loro campo di azione. Il Mahachohan,
incarnazione del principio manasico o dell'intelligenza, invece partecipa a tutti i convegni. Nel prossimo grande conflitto sarà implicato il dipartimento della religione e il Bodhisattva sarà direttamente interessato. Il suo fratello, Manu, allora sarà relativamente esentato e procederà nel proprio campo. Tuttavia, fra tutti i dipartimenti vige la più stretta cooperazione senza spreco di energia. Data l'unità di coscienza di coloro che sono liberati dai piani dei tre mondi, ciò che avviene in un dipartimento è anche noto negli altri. Poiché il Logos planetario si occupa soltanto delle due iniziazioni finali, che non sono obbligatorie come le cinque precedenti, non ha alcun scopo dilungarci sul suo lavoro. Quelle iniziazioni avvengono sul piano buddico e su quello atmico, mentre le prime cinque sono conseguite sul piano mentale. Il Signore del Mondo, l'unico iniziatore, colui che nella Bibbia è chiamato l'antico dei giorni e nelle scritture indù il primo Kumara, Sanat Kumara, è colui che dal suo trono a Shamballa, nel deserto di Gobi, presiede alla loggia dei maestri e tiene nelle proprie mani le redini del governo di tutti e tre i dipartimenti. Detto in alcune scritture il grande sacrificio, egli ha scelto di vigilare sull'evoluzione degli uomini e anche dei Deva, fino a che tutti siano salvati in senso occulto. Egli decide gli avanzamenti nei diversi dipartimenti e stabilisce chi occuperà i posti vacanti. 4 volte all'anno, convoca tutti i Choan e i maestri e autorizza ciò che dovrà essere eseguito per favorire i fini dell'evoluzione. Occasionalmente egli si incontra con iniziati di grado inferiore, ma solo in periodi di gravi crisi, quando a qualche individuo si offra l'opportunità di portare pace dove vi è conflitto, di accendere una fiamma per distruggere le forme che stanno rapidamente cristallizzandosi e così liberare la vita imprigionata. La loggia si riunisce in periodi stabiliti dell'anno e la festa del Wisak si raduna sotto la sua giurisdizione per tre precisi scopi: mettersi in contatto con la forza planetaria tramite il Buddha, tenere il più importante dei convegni quadrimestrali ed ammettere alla cerimonia di iniziazione coloro che sono pronti, di tutti i gradi. Durante l'anno hanno luogo altre tre cerimonie di iniziazione. Per le iniziazioni minori, officiate dal Bodhisattva, tutte nel dipartimento del Maochon, e su uno dei 4 raggi minori d'attributo. Per le iniziazioni maggiori, su uno dei 3 raggi maggiori d'aspetto, officiate dal Bodhisattva, sono perciò le prime 2 iniziazioni. Infine, per le 3 iniziazioni superiori, in cui la verga è retta da Sanat Kumara. Il Signore del Mondo presenzia tutte le iniziazioni, ma alle prime due è in una posizione simile a quella dell'osservatore silenzioso, quando alla terza, quarta e quinta Sanat Kumara fa prestare giuramento. Il suo potere fluisce e il risplendere della stella davanti all'iniziato è il segno della sua approvazione, ma questi non lo vede faccia a faccia fino alla terza iniziazione. La funzione dei tre Kumara, i tre Buddha di attività, all'iniziazione è interessante. Essi sono 3 aspetti di un unico aspetto, i discepoli di Sanat Kumara. Sebbene le loro funzioni siano molteplici e riguardino principalmente le forze ed energie della natura e la direzione dei costruttori,
Essi hanno un rapporto vitale col candidato all'iniziazione, poiché ciascuno di essi incarna la forza o energia di uno dei tre sottopiani superiori del piano mentale. Perciò, alla terza iniziazione, uno dei tre Kumara trasmette al corpo causale dell'iniziato l'energia che distrugge la sostanza del terzo sottopiano. Distrugge così parzialmente quel veicolo. Alla quarta iniziazione, un altro Buddha trasmette forza del secondo piano e alla quinta la forza del primo sottopiano che è trasmessa in modo analogo negli atomi rimanenti del veicolo causale, producendo la liberazione finale. Il lavoro compiuto dal secondo Kumara con forza del secondo sottopiano in questo sistema solare è il più importante in relazione al corpo egoico e ne provoca la dissipazione completa, mentre l'applicazione finale disperde gli atomi che lo formavano. Durante la cerimonia, mentre l'iniziato è al cospetto del Signore del Mondo, quei tre grandi esseri formano un triangolo, entro le cui linee di forza si trova l'iniziato. Alle prime due iniziazioni, in cui il Bodhisattva funge da ierofante, il Mao Choan, il Manu e un Choan, che temporaneamente rappresenta il secondo dipartimento, svolgono una funzione analoga. Alle due iniziazioni più elevate, i tre Kumara, chiamati Kumara esoterici, formano un triangolo entro il quale sta l'iniziato di fronte al logos planetario. Questi fatti sono esposti per insegnare due cose. La prima, l'unità del metodo. E la seconda, che il detto come in alto, così in basso, è un fatto occulto nella natura. Alle due ultime iniziazioni partecipano molti membri extraplanetari della gerarchia presenti oltre i confini del globo fisico denso ed eterico del pianeta. Altri particolari al riguardo sarebbero superflui. Sanat Kumara è ancora lo ierofante, pure in modo del tutto esoterico, officia il logos planetario stesso. Essi sono in quel momento fusi in un'unica identità manifestante aspetti diversi. Concludendo questa breve esposizione, basti dire che la consacrazione di un iniziato ha un duplice effetto, poiché comporta sempre il passaggio di qualche adepto ad un grado superiore o ad un altro lavoro, mentre il posto vacante è assunto, secondo la legge, da un essere umano che sta per giungere al conseguimento. Perciò è un evento di grande importanza che implica attività di gruppo, fedeltà di gruppo e unità di sforzi. Molto può dipendere dall'ammissione di un uomo ad un altro ufficio e ad un posto nel concilio della gerarchia. Al prossimo video.